Si è cambiato molto. In che modo? Nel senso che comanda la donna. È meglio o peggio? È meglio. Forse è un po' più libera. Forse c'è più collaborazione fra uomo e donna. Forse non ci sono più ruoli fissi. Forse. E per cambiare ancora in meglio cosa serve? Tanta cultura. Tanta cultura e tanto studio. E tanto non chiudersi in sé ma guardarsi intorno. Almeno uno spera, ecco. Uno ci spera tanto poi. Ma lo sai che c'è? Che secondo me ci sono delle dinamiche che non sono più attuabili adesso, nel senso come il rapporto uomo-donna. Cioè prima c'erano delle dinamiche, adesso tutto quello che ci gira intorno, io sono appena uscito da un rapporto, quello che ci gira intorno, i richiami che ci vengono, sono tutte cose che ci portano alla fine a non vivere il rapporto di coppia. Cioè è difficilissimo stare dentro una coppia, secondo me. Cioè ormai è completamente inattuabili. Cioè i valori di una volta e i valori di oggi sono completamente inattuabili, sta in una coppia. O 2-3 anni, esiste secondo me la coppia per un periodo di vita, ma non per tutta la vita. Questo è il grande cambiamento che c'è stato. Mazza, che domanda difficile. Beh, sicuramente è cambiato il ruolo della donna nella società, si è sicuramente più emancipata. Pertanto, insomma, le conquiste che ha fatto ha cambiato anche il rapporto tra uomo e donna. Il rapporto tra uomo e donna è cambiato sicuramente perché la donna negli ultimi 30 anni comunque ha conquistato sempre maggiore autonomia anche in ambito lavorativo e dunque magari l'uomo si sente pure minacciato proprio da questa, tra virgolette, superiorità della donna rispetto al passato sostanzialmente. E quindi vede la donna come un oggetto. Tengo una blusa. Oddio, che ne penso? Quello che pensano tutti, ossia che è inaudita. Che ti devo dire? Ormai si è detto tanto su questo tema. Beh, quella è una cosa gravissima. Sarebbe per una condanna molto forte, per qualsiasi cosa, per qualsiasi molestia. Perché ho una figlia femmina, io anche quello. A prescindere, insomma. 30 anni di reclusione minimo. E per prevenirla? È più informazione, credo, più informazione dei media e tante altre cose, insomma, più nella scuola, in tutte le cose. Penso che probabilmente se ne parla un po' di più rispetto a quanto se ne parlasse prima, però penso che magari come c'è adesso ci sia stata anche negli anni passati. Io penso che comunque la donna non è senz'altro un qualcosa di speciale per me, insomma, perché io ho due donne a casa, mia moglie e mia figlia, e quindi penso comunque che sia una cosa troppo brutta far del male a una donna. Ok. O una ragazza, una donna, insomma, anche se non è donna, perché si parla anche di violenza non solo su magari persone che abbiano compiuto la maggiore età. Tengo un cammino dove andare. Che è una cosa normale. Tengo una tanti amici omosessuali. Mi fa anche piacere la diversità, da biologa l'apprezzo. Perché abbiamo ancora questi problemi di accettazione sociale dell'omosessualità oggi, secondo voi? Perché il machismo è duro a morire, purtroppo, perché il diverso spaventa. Ognuno è libero nella vita di fare quello che più crede, penso, nel rispetto degli altri, cioè, penso che sia quasi... ormai, non ti dico la normalità, però... insomma. È favorevole. No tiene colore trasparente. Qua sono più impreparato, non lo so. Però, come ho detto prima, la libertà di scelta, insomma. Ok, è un po' strano, però favorevole. Cioè, penso che comunque se una persona ama un'altra persona non c'è nessun problema. Quindi ognuno dovrebbe essere libero di amare chi vuole. Se io non so esattamente come è cambiato... l'uomo, come è cambiato? È diventato più donna forse anche lui, quindi dovreste aprire un sito anche non violenza sugli uomini. Io penso che c'è molta frustrazione proprio in generale per quanto riguarda il tema violenza, quindi siamo portati sempre più ad essere un pochino più violenti, guardiamo sempre un po' il modello americano anche dal punto di vista negativo, quindi ci avviciniamo anche a quello. Penso che già da discorso, parlo in generale della violenza, già da Cogne, dove non eravamo abituati a sentire niente, di lì in poi c'è un moltiplicarsi degli eventi, insomma, violenti.
Non so fare la distinzione violenza sulle donne, perché non lo so, non me lo sono domandato. Non ho più palle d'idea, perché sinceramente non so un grande cultore della figura dell'uomo. Però, guarda, a livello sociale, secondo me, vabbè, c'è stato più che altro uno sviluppo della donna. Cioè, la donna è cresciuta moltissimo, cioè, quello lì, proprio nelle scelte, proprio nel lavoro, nelle cose. Quindi l'uomo, ovviamente, proprio numericamente è arretrato. Però a livello di immagini non credo che ci siano grandi differenze da prima e adesso, almeno io la vedo così. Gli uomini di oggi, a mio avviso, al di là di tutto quello che si sente e si vede, magari per una questione personale, per una fortuna che ho avuto io, sono delle persone in gamba, pronte ad ascoltare le donne di oggi. La figura della donna negli ultimi 30 anni è cambiata? Sì, è cambiata, è peggiorata nell'immaginario collettivo. In senso svilente e svalorizzante, è cambiato l'accesso ai diritti, per quanto le conquiste che ci sono state sono innegabili, ma ce le stanno togliendo sotto il naso. La formazione è diminuita al contempo, quindi la consapevolezza è diminuita e ce le stiamo facendo togliere sotto il naso. Cioè, della percezione sociale e degli stereotipi legati alla donna non è cambiato proprio niente, secondo me, anzi. Se è possibile, è peggiorato. Le donne di oggi sono delle persone straordinarie come lo erano ieri, messe a dura prova da una vita difficile. E le donne di oggi sono delle matriosca. Son buenos, son nuevos, son firme. No, incide moltissimo, anche perché vabbè, i soldi non fanno la felicità, però servono comunque. La crisi economica? Sì. Forse un po', perché magari le donne che pretendono dall'uomo che gli fanno regali, magari se ne trovano qualcuno più ricco. Molto importante. È molto importante come atto condiviso di libera scelta. Pero no tengo un camino donde libre puedo.